prende velocità il mezzo meccanico. C'è lotta per il comando con l'allievo di De Christoffer che scende lungo i birilli Rolex Regal nei confronti di Ramses degli Dei che serra prontamente. Il galoppo del numero 3. 13-8 addirittura il lancio, ha avuto problemi anche Ribéry. Cavalier al completamento della piegata con Rolex che stiracchia un po' molto in terza posizione. Rampichino Jet a tabellone numero 3, Russell Dete. Cavalli davanti alle tribune, si va al completamento dei 600 iniziali, ora cerca di graduare Ciccio De Christoffer con il suo targato Regal, completa i 600 in 43,4. I cavalli affrontano la penultima curva con Ramses degli Dei, sembra un po' insofferente, si affaccia e costringe il leader ad allungare. Completamento del mezzo miglio, gettonato in 59,2, 15,8 di frazione. Ramses torna buono buono lungo i birilli, poi il 2 di Rampichino e via via i quelli che sono rimasti. Completamento e chiusura del chilometro, si riaffaccia il targato del 9 a tabellone, 14,3 addirittura il chilometro. I cavalli affrontano la curva finale, guadagna Rampichino di dentro. La frazione di fronte nell'ordine del 15,1,29,4 per 4 miglio. E si fa notare Roger degli Ulivi con Little Tony, ma viene anticipato da Speedy Velotti e il suo Rampichino Jet. Tenta lo stacco il leader, ma si ingambano bene i cavalli al largo. Ciccio De Christoffer fa uso di frusta, mentre Rampichino cerca l'aggancio, la lotta è incerta, ma al largo di tutti viene via con azione superiore in zona traguardo, passa Respiro King nei confronti di Rolex Regal. 1.59.9, Tony Young si fa rispettare, 6.25 addirittura la sua quota. Questo King di nome di fatto fa solo l'arrivo e prende nettamente la meglio in zona traguardo. Per il secondo buono per la prossima Rolex e per il terzo probabilmente Roger degli Ulivi, anche lui non male. Quindi questa terza del Garigliano, chiacchiericcia Respiro King, Antonio Di Nardo in Salchi. È tutto per quanto concerne questa terza, vi ricordo 6,25 la quota.